nel cuore di Palermo, a pochi passi da Mondello, in una splendida villa immersa nel verde, ricca di un'importante collezione di quadri e ceramiche, tutti rigorosamente catalogati, che vive Gaia Palma Chiaramonte Bordonaro, con tutta la sua famiglia. Gaia, intanto grazie per averci aperto le porte di questa casa bellissima. Benvenuta. Grazie. Ma è una dimora di famiglia questa? Questa è la casa materna dei miei nonni, dove noi abbiamo sempre vissuto, siamo tutti nati qui, adesso rimaniamo soltanto mio fratello con sua moglie ed io con mio marito e le mie tre bimbe. Io sono la più anziana e quindi praticamente un ostello della gioventù. Vero. Del resto questa era la casena di caccia della famiglia, quindi è stata per tantissimi anni disabitata. Dopodiché nel 1944 mio nonno, che era il secondogenito della famiglia che era Monte Bordonaro, sposò mia nonna Beatrice Peria Boscogrande e i suoi genitori gli hanno regalato questa casa dove poter venire a vivere. Con il loro corredo di quadri, oggetti, maioliche, arredi vari che potete vedere. Tantissimi oggetti, infatti è ancora ora in giro per questa casa bellissima, ma come fa con tre bambine a fare in modo che non succedano guai, tra virgolette? Allora, intanto le mie sono tre creature delicate. Vabbè, come tutte le mamme. Assolutamente. E poi credo che comunque, al di là dell'impressione di chi non vive in questa casa, dico, credo che sia successo in tutte le case che ci sia stato detto non ti dondolare sulla sedia e fai attenzione al vaso della nonna. Sì, quello è vero. Ed è stato così anche per lei? Assolutamente sì. Mio fratello Luigi ed io siamo nati nel rispetto, nell'amore, nella consapevolezza che questa casa e tutto quello che contiene non lo abbiamo meritato e che quindi siamo custodi amorevoli e di passaggio perché tutto questo ci sopravviverà. Mi sembra giusto. Ma se le dovessi chiedere quanto è grande questa villa, lei lo sa? Rispondo con una battuta che ha fatto la mia seconda figlia Beatrice quando una compagnetta le ha fatto questa domanda chiedendole: ma la tua casa quanti metri quadri è? E lei ha risposto: guarda, a casa nostra noi i quadri non li contiamo. Bellissima. Gaia, ma questa bellissima stanza Impero? Questa era la stanza della mia mamma, che non c'è più, così come non c'è più il letto, perché era l'unico luogo in cui tutti avevamo diritto di saltare. Sul letto? Assolutamente. Io, mio fratello e poi tutte le mie figlie. E quindi il letto distrutto. Distrutto. Ma fino a che anni hanno saltato le tue figlie? Non abbiamo mai smesso.